Ciao ragazze, finalmente sono tornata con un nuovo video, mi siete mancate tantissimo. Ringrazio tutte le iscrizioni che le ultime iscritte che ho visto, insomma, quelle poche volte che mi sono connessa su internet tramite wifi in vari bar. E ringrazio Eleonora che mi ha lasciato un commento sul canale, Eleonora Manni, che ti mancavo, ti ringrazio tanto, cara. E niente, la vacanza è andata bene, davvero ci siamo divertiti, niente da dire, solo il ritorno è stato un po' tragico. Sarà un video abbastanza lungo anche perché vi volevo far vedere quello che ho acquistato, sia per me che per voi. E praticamente è stato abbastanza tragico perché questo ritorno, perché la nave che dovevamo prendere noi, che ci portava a Bari, dove avevamo pagato il parcheggio per la macchina per una settimana a Bari, praticamente stava in avaria a mare. Sta nave praticamente stava lì rotta in mezzo al mare e non arrivava, insomma, a prendere noi, cioè era rotta. E ci hanno spostato in un'altra nave che andava a Brindisi. Io ho dovuto avvertire l'agenzia, ho chiamato, ho detto: vedete, insomma, aiutatemi, fate qualcosa. E mi ha prenotato un treno da Brindisi che mi portava a Bari. Fortunatamente ero un Frecciargento, quindi in un'ora io stavo a Bari. Però davvero è stato traumatico all'inverosimile, perché la nave che abbiamo preso noi praticamente ha sbarcato, cioè è arrivata prima a Igoumenitsa, cioè di fronte a Corfù, dove da quest'isola qua, Igoumenitsa, di fronte a quest'isola qua c'è l'Albania. Quindi tutti gli albanesi cioè tutti gli albanesi sono arrivati a Igoumenitsa insieme agli zingari di Igoumenitsa, perché stavano gli zingari, cioè c'erano le donne con i fazzoletti, tipo le zingare che vediamo per strada, cioè era invasa da zingari, e praticamente tutti questi zingari, questi albanesi, già si trovavano sulla nave. Noi siamo arrivate e la condizione della nave era veramente pietosa. Questa nave ha fatto 2 ore di ritardo, dovevamo prendere la nave a luna, la nave luna di notte, e la nave mi è arrivata alle 2. La nave poi è partita alle 3 di notte e sono arrivata a Brindisi, che erano le 9. Poi da lì ho dovuto prendere svariate navette per arrivare in centro dal porto, cioè insomma una tragedia. Però la vacanza non è andata male. Ci sono posti, la Grecia è molto bella, ha posti davvero molto belli. Ovviamente io parlo di spiagge, paesaggi, però per quanto riguarda i divertimenti, sì, c'ha anche discoteche, c'ha bar dove si balla, dove si beve, ci si diverte, però non ha paragoni con l'Italia, assolutamente, sia a livello di musica che di altro, praticamente. Non sanno cosa significa davvero. La hit parade, ad esempio, di quest'anno della Grecia era la canzone di Inna, che si portava, se non sbaglio, un anno fa qui. Loro era la hit parade, insomma, di quest'anno. Non hanno, insomma, stanno un po' indietro a livello di divertimenti, però i posti sono davvero belli. Io mi sono divertita tanto, ho visitato delle spiagge davvero belle che, cioè, vi consiglio di visitare. Per quanto riguarda il viaggio, io se volete spendere un po' in meno, vi consiglio la Superfast Ferries, che è un'altra nave di, insomma, un altro livello. Io non avendo, insomma, possibilità, ho preferito questa nave un pochettino più economica, ma relativamente. Io sempre ho speso intorno ai 120 euro andata e ritorno per andare, insomma, con questa nave qui. Anche se, insomma, la Superfast è migliore, costa un po' in più, però è migliore. O la Superfast, che è sempre un traghetto, oppure l'aereo, ragazze, perché davvero non auguro a nessuno quello che ho passato io. Sono stata in un porto buttata dalle 10 alle 3 di notte. Non c'era un cane, non c'era un essere vivente a parte le 100 persone, 150 persone che eravamo noi. Perché tutte le persone che dovevano andare a Bari
praticamente non sono andate a Bari, siamo rimasti lì ad aspettare questa nave per Brindisi, cioè una tragedia, davvero una tragedia. Comunque, bando alle ciance, una cosa ad esempio che ho trovato alternativa in Grecia che non ho trovato, non ho visto in Italia è la Fish Spa, che dovrei avere il volantino e che ho fatto ovviamente, non potevo non farla, secondo solo. Eccola qua. Ovviamente vi metterò alcune foto, non le metto tutte perché sennò questo video sarà lunghissimo. La Fish Spa è questa cosa qui, praticamente è un pedicure con una razza di pesce, che qui lo dice anche, aspettate, vi dico come si chiama. La specie, la garra rufa, praticamente questi pescetti che vi faccio vedere nella foto. Questi pescetti qua mangiano la pelle morta che voi avete sui piedi e sulle vostre gambe. E devo dire, quando ho finito questo trattamento, che è durato circa un'ora e che ho pagato 10 euro, c'era anche per le mani e si pagava 5 euro, veramente ho riscontrato un miglioramento delle mie gambe, le sentivo più leggere, pure i miei piedi più, la pelle più morbida, davvero mi è piaciuto. È un po' strano perché obiettivamente è un po' strano da vedere. Io appena l'ho visto sono rimasta un pochettino, cioè ero un po' scettica perché sinceramente non ho mai fatto non ho mai visto una roba di questo tipo qua. È una tecnica che si usa in Turchia, nell'Estremo Oriente. E insomma ho provato questa tecnica qua. Ed è una, insomma, delle novità, per esempio, che io non avevo visto in Italia per quanto riguarda il settore dell'estetica. Lì il pedicure, sono queste fresh fit o fish spa. Comunque ho fatto la foto e ve la metterò alla fine di questo video. E vi faccio vedere insomma i miei acquisti. Sono stata fortunata perché ho trovato anche un negozio della The Body Shop, che insomma ho buttato il sangue per trovarlo aperto perché io la mattina andavo a mare e questo negozio qui praticamente apriva la mattina e chiudeva il pomeriggio e la sera stava aperto insomma fino alle 9:30. Io giustamente non scendevo alle 9:30 ma scendevo più tardi e quindi lo trovavo sempre chiuso. Quindi una mattina mi sono svegliata presto per andare in questo negozio qua e ho comprato due cosine perché mi aspettavo insomma che i prodotti costassero un po' di meno dal sito internet che ho visto, però non è così. Ho preso due prodotti che non erano in saldo, quindi li ho pagati a prezzo pieno. In saldo c'era soltanto una collezione loro, ma sinceramente la collezione di quest'estate, ma sinceramente non mi ha entusiasmato più di tanto, né il cubettino con i quattro ombrettini, né il blush, né le perle luminescenti, quello che cosa stava scritto lì. Comunque, per ordine io il primo giorno mi sono fermata, sto cercando, in una sottospecie di profumeria erboristeria, perché lì la maggior parte dei prodotti sono prodotti naturali. È davvero raro trovare dei prodotti come dei negozi che trattano prodotti cosmetici non naturali. E in questa erboristeria qui, dove trattava prodotti greci, loro, come i saponi che fanno loro con l'olio d'oliva e i vari prodotti profumi di come può essere di miele, vaniglia, eccetera, eccetera, di erbe varie. In questo negozietto qui ho trovato sia la roba della Coast, che è una marca italiana, e sia sono rimasta davvero di stucco il quad della Wet n Wild, dei correttori che io cercavo tantissimo. L'ho visto alla Crimuccia a Malù e lo cercavo tanto. Purtroppo io nella mia città non ho mai avuto l'opportunità di trovarlo, non c'era proprio la Wet n Wild a Salerno e l'ho acquistato al volo. Mi è costato 9 euro.
Non so se ho fatto un affare o meno perché non so i prezzi di questa azienda qua. È quello che indosso, tamponato ovviamente sempre con il duo dell'Astra per evitare lo stacco, perché obiettivamente il correttore è chiaro per la mia pelle abbronzata adesso. Ed è questo qui, non ci fate caso all'illuminante che è sporco, perché quando mi truccavo una sera praticamente tenevo il dito fatto di ombretto, mi ero sporcata questo dito di ombretto e praticamente sono andata a metterlo nell'illuminante che ho sporcato, non è che è così, insomma. Questo è il correttore, l'illuminante, il correttore verde e il correttore rosa, insomma, più o meno è il quad che fa anche Essence. Questi due qui non li ho provati, non vi so dire come sono. Prossimamente vi potrò parlare di questo prodotto qua, e ho trovato insomma la Wet n Wild. Oltre al correttore aveva anche fondotinta e mascara, però ne avevo tantissime, quindi non li ho comprati, e ho comprato soltanto il quad della Wet n Wild che cercavo da tanto. Io mi auguro che pure voi insomma lo potete trovare, ed è questo prodotto qua. L'ho pagato 9 euro, vi ripeto, non so se ho fatto un affare o mi hanno solata, comunque non me ne può fregare di meno, io lo cercavo e l'ho comprato. Poi sono andata, vi ripeto, da The Body Shop. Questa è la bustina che mi hanno dato loro, e ho comprato quest'acqua profumata che ho pagato 12 euro, 100 ml, è al mughetto ed è davvero, davvero ottima, ha un profumo stupendo ed è un'acqua per il corpo, 100 ml di prodotto, e qua dice in pratica da spruzzare su tutto il corpo, un profumo corpo, è questa qui, la commessa che poi vabbè parlava in inglese, io poi sapete più o meno ho cercato di capire, lei ha detto hai scelto una delle profumazioni più belle, papà, special, eccetera eccetera, infatti è ottima, c'è un profumo meraviglioso, estasiante, molto molto bella. E questi prodotti qui sono tutti sono un 100% naturali e non testati sugli animali, una cosa importante. Questo qui è stato, ha una scadenza di 24 mesi, qui c'ha praticamente tutti gli ingredienti. Che ovviamente si leggono poco, comunque sono questi qua. E poi ho comprato questo illuminante che è stupendo, questo prodotto qui della The Body Shop, l'ho pagato 18,50 euro ed è stupendo, cioè, voglio farvi vedere. Allora, questo qui è il prodotto, faccio vedere. Questo qui è l'illuminante. Molto molto bello. E questo qui insomma l'ho pagato 18,50 euro, era della collezione permanente, non stava in saldo, e ha una scadenza di 18 mesi ed è lo 02 Bronze Shade Warm Glow, questo qua. Lo 02. E gli ingredienti li ha sempre nascosti dalla pellicola insomma adesiva, ed è stato fabbricato in Italia. Cosa ho fatto? Ho distrutto tutto, ragazze, ho distrutto tutto, come posso fare? Vabbè, praticamente si è azzeccato, cioè gli ingredienti stavano qui. Comunque sono prodotti naturali e non sono testati sugli animali. Questo qui ad esempio è made in Italy, come potete leggere, made in Italy.
ed è insomma bellissimo, ce l'ho anche adesso. Infatti è consigliato sull'abbronzatura e davvero illumina tantissimo il viso, dà un effetto insomma molto molto bello. E ho comprato questi due prodotti qua alla The Body Shop. Avrò speso abbastanza, direi, però non insomma ne vale la pena, sono prodotti davvero molto validi, molto buoni. Poi, ad esempio, mi piaceva moltissimo l'effetto glossy sugli occhi e ho visto un tutorial di una ragazza americana che ha creato insomma questo trucco qua che ho adesso. Vi faccio una zoomatina. Spero che si noti insomma l'effetto glossy dei miei occhi. Vedete? Questo effetto lucido. Praticamente ha realizzato questo trucco qua con un ombrettino marrone sull'arcata sopraccigliare e poi ha utilizzato la vasellina. Lì la vendono nei supermercati e per evitare insomma di fare figure di merda in farmacia che mi guardano scioccato perché chissà che cosa mi serve, io l'ho comprata al supermercato. E ho realizzato insomma questo trucco qua perché volevo realizzare questo trucco, mi piace tantissimo. Poi posso realizzare con degli ombretti anche dei lucidalabbra personalizzati, posso fare svariate cose. E mi serviva, e per evitare insomma di fare figure di merda in farmacia perché nei supermercati non la vendono, l'ho comprata lì che non ti caga nessuno. E seppure mi guardavano strano, chi se ne frega. E ho comprato questo vasettino di vasellina, insomma, che hanno fatto vedere un po' tutti e la utilizzo per realizzare questo trucco e poi voglio provare a fare un lucidalabbra o un gloss personalizzato. Infatti, vedete, è sporca dell'ombrettino marrone che ho messo sotto l'arcata sopraccigliare. Non vi consiglio di metterlo su tutta la palpebra, ho provato a fare anche quello, però ve lo ritrovate nelle pieghette. Ovviamente è un prodotto che va messo poco 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 perché sennò vi va tutto nelle pieghette, però l'effetto è stupendo. Ci vorrebbe un rossetto più scuro che non ho, ma comprerò. Io ho utilizzato un rossetto della Kiko, un rosso borgogna, e ci ho messo sopra un lucidalabbra di Essence, quello lì nero con i glitterini. Comunque credo di fare il tutorial di questo trucco qua, perché beh, penso che sia molto semplice, ma davvero molto bello, molto sexy. E questo qui insomma è l'effetto dell'occhio, come potete vedere. Questo è il rossetto. E ho comprato insomma questa cosa qui. Poi, cosa ho comprato più? Sono andata in un negozietto e ho comprato questo ombrettino qui della Lovi. Non l'ho mai sentita questa marca, però è molto particolare. Purtroppo piove che Dio se n'è scordato e praticamente non c'è una luce naturale, però è davvero molto molto particolare, molto molto carino. È un ombrettino low cost, l'ho pagato 1,50 euro e ve l'ho comprato uguale anche a voi perché è davvero molto carino, molto particolare e molto scrivente. Faccio vedere. È un beigiolino verdino, è molto, molto, molto particolare. Vi faccio uno swatch. È questo qui. E ho comprato questo qui e delle cosine insomma per voi, sempre in questo negozio. E questo qui, insomma, ve l'ho detto, ho pagato 1,50 euro. Poi sono andata. Allora, non vorrei scordarmi la. Ah, no, ho comprato anche la matita che io ovviamente mi sono dimenticata di prendere. Ho comprato, a parte questo ombrettino e altre cosine per voi, sempre in questo negozio, questa matita della Golden Rosé, che è una marca che non avevo mai sentito, eyeliner numero 317,
e al costo di 2,50 euro, non so se ve l'ho detto, ho comprato questa matitina verde brillante, è un verde che non avevo. Ho tantissimi verdi, ma questo qui no. È più un verde prato che un verde celeste. Purtroppo dalla webcam non rende. È un verde prato metallizzato. Proprio un verde prato metallizzato. Qui sembra più un turchese, un azzurrino, ma in realtà è un verde prato. Come vedete è molto scrivente, molto morbida. Insomma, mi è piaciuta la consistenza, la scrivenza, insomma, di questa matita qui e l'ho voluta provare. Non l'ho utilizzata in vacanza, comunque. È molto, molto morbida e ha una scadenza di 24 mesi ed è della Gonde Rosé e l'ho acquistata sempre in un negozietto, insomma, in centro. E di questo qui abbiamo parlato. Poi vi faccio vedere cosa ho acquistato da questo negozio qui. Dust Pew Cream è un negozio che aveva anche Essence. Infatti sono stata fortunata perché ho potuto acquistare la collezione, questa qui. Non so se in Italia è uscita, però con la sfiga che mi ritrovo, so che non è una trend edition, ma sono nuovi prodotti, insomma, penso nella linea permanente, se non sbaglio, devo controllare sulla rassegna stampa che mi hanno inviato, e ho comprato tutta la collezione che vedete, i due ombrettini della Stay All Day, il mascara della Multi Action Black is Black, e questo smaltino qui l'ho preso per voi, perché è davvero bellissimo, è un viola con delle perlescenze molto bello, molto particolare. E vi faccio vedere, insomma, i prodotti che ho preso della Essence. Allora, purtroppo, ragazzi, i prezzi non mi ricordo e soprattutto è tutto scritto in greco, non si capisce un fico secco. Ho comprato questo mascara qui della Multi Action. Il nuovo tipo, il Black is Black, che tra l'altro devo dire la commessa è stata davvero molto gentile perché me l'ha andata a prendere negli scatoli, non li aveva proprio messi nello stand. E ho visto, insomma, il volantino, ho detto se aveva quella collezione lì e me li è andati a prendere, insomma, me li ha venduti. Poi ho comprato questo l'ombrettino della Stay All Day, lo 08 The Magic Must Go On. Eccolo qui. È un viola stupendo, molto molto bello, con delle perlescenze davvero belle, con delle perlescenze rosa fucsia all'interno, molto molto particolare. E poi ho comprato, sempre di quella stessa linea, il 09 Four Fairs. Spero che si pronuncia così. 09 Four Fairs. Forfair, forse, Forfair. Eccolo qui. Ed è questo rosa perlato, molto molto bello. Ho comprato questi qui con lo smaltino che poi vi farò vedere quello che ho preso a voi, insomma. Questo video sarà lunghissimo, infatti mi sa che dovrò fare un altro video, vi farò vedere le fotografie perché già siamo a 23 minuti. Poi ho comprato questo set di pennellini sintetici, l'ho pagato 4,50 euro con una sottospecie di boccettina pezzotta della Fendi. E è questo qui. I pennelli li ho trovati abbastanza validi e l'ho comprato. Sono in setole sintetiche tutti. C'è un pennello per, cioè ci sta il coso per pettinare le sopracciglia, da eyeliner, sopracciglia, uno di precisione sottile che si può utilizzare anche per eyeliner, da labbra, da ombretti, insomma, e uno da terra. È un set carino, i pennelli sono abbastanza validi, costava poco e l'ho preso sempre in quel negozietto lì. E questo mi ricordo perché stava la busta sopra e costava 4, cioè stava sulla busta il prezzo e costava 4,50 euro. E poi allora
ho preso, vabbè, una base della Essence, le Love Stage, che insomma tutti voi conoscete. L'ho comprata perché non se ne ha mai abbastanza. Voglio controllare se ho dimenticato qualcosa in busta. No. Poi ho comprato una matita della Long Lasting della Essence, questo azzurro stupendo, nuovo colore. Mi ha spiegato New, ha detto quella, infatti non l'avevo ancora visto questo colore qui, molto molto bella, molto scrivente, molto resistente. È questo bellissimo azzurro, infatti vedete, questo è un verde prato metallizzato, questo è azzurra azzurra, e questa qui è la 17 Tutu Turquoise. Eccolo qua. E poi ho comprato questa qui che già avevo visto ma non avevo mai trovato, la 15 Bling Bling, che è quella lì, insomma, color bronzo, molto molto bella. Infatti queste due matite qua assieme sono stupende, proprio da realizzare un trucco. Non si vede perché sono abbastanza abbronzata. Comunque è questa qui, questo marroncino qua, è molto molto bella, molto luminosa, mi piace tanto. E queste qui non ricordo insomma quanto l'ho pagate, però devo dire la verità, alcuni prodotti, sarà perché insomma l'oro oliva è di più, però queste qui, se non sbaglio, in Italia costano un euro e qualcosa, lì costano quasi 2 euro. Però insomma le ho trovate, dato che ho sempre una sfiga assurda con Essence, le ho comprate ugualmente. E poi ho comprato questo duo matite, che c'è un verde smeraldo che da qui sembra tutt'uno, cioè sembra lo stesso colore tutta la matita, cioè questo verde smeraldo accesissimo, e un turchese più carico di quella lì di Essence, e questa qui è della Beauty Line Cosmetics, che è proprio una marca greca. Infatti sul sito internet sta.gr, è proprio una marca greca, e queste matite qua hanno una scrivenza sublime, cioè l'ho appena toccata, è questa qui. E questo è un verde smeraldo accesissimo, per farvi capire la tonalità, perché sembra tutto uguale. E questo qui è un turchese molto molto più intenso di questo qui di Essence, anche se sembrano uguali. Sono matte queste qui, quelle lì di Essence hanno qualche glitterino. E sono, ed è questa matita qua che ho pagato 1,50 euro, davvero molto poco. Però ho trovato la collezione di Essence e quindi ho preso della loro marca solo questa qui. Mi devo sbrigare perché è lunghissimo questo video. Poi cosa ho comprato? Ho comprato questo braccialettino qua da un artigiano, praticamente, da un artigiano che realizzava questi braccialettini, come non so come farvelo vedere. Li facevano loro con delle perline, il caucciù e questo cosettino d'argento, molto, questa pietra tutta perlata, molto, molto carino. Poi ho comprato da un eretto a mare questi orecchini qua, forma di margheritina, molti, molto carini, e ho pagato 1 euro. E poi ho comprato questo anello greco, molto molto bello l'effetto, come potete vedere sulla mano, molto molto bello. Questo qui l'ho pagato 6 euro sempre in questo negozio di questo artigiano, molto carino il particolare della pietra, e dà un effetto insomma molto luminoso sulla mano, molto particolare. E poi ho comprato questa borsa, che l'ho pagata 23 euro, se non sbaglio stava 33, ed è tipo, la potete fare sia a pochette se dovete andare a ballare, sia a postina così, con una cernierina dietro, all'interno queste, vedete, queste scrittine qui, Axel, è fatta molto bene, è una marca, io pensavo l'oro, invece si trova anche qui. Poi ho comprato questo portachiave qui, che è una tipica scarpetta della Grecia, Love GR, molto carina, di lanetta e cuoio. E poi cosa ho preso più?
Delle mie robe, nulla, vi ho fatto vedere tutto, vi ho fatto vedere i trucchi, vi ho fatto vedere i gioiellini, vi ho fatto vedere la borsa. Ora vi faccio vedere cosa ho preso a voi. Ho preso l'ombrettino, quello come ce l'ho io, che vi ho fatto vedere, ed è questo qui, questo è vostro, per il prossimo giveaway. Vi ripeto, ai 1000 iscritti ci sarà un mega giveaway per voi. Ho preso questo duo e shadow della Lovi con questo giallino e questo bronzo. Questi ombretti sono davvero molto scriventi, molto validi secondo me, seppur penso sia una marca low cost tipo Essence, però greca. O non lo so, io non l'ho mai vista qui e quindi l'ho comprata. Poi vi ho preso lo smaltino della collezione di Essence, vedete tutte le perlescenze. Sono delle perlescenze rosa, blu all'interno. E questo qui si chiama... Non ha nome. È il numero 39 comunque di Essence. E non ha un nome. Vedete, ha tutte queste perlescenze all'interno e vi ho preso questo qui. Poi, quest'altro smaltino della Beauty Line Cosmetics ed è un salmone neon, che purtroppo è proprio questo qui, questo salmone qua, salvo scritto neon. E poi vi ho preso la saponetta tipica loro greca, questa qui è alle olive, insomma, sandalo e olio di oliva, ha un odore buonissimo, 100% naturale, tutta insomma confezionata e un prodotto insomma proprio loro, proprio greco. Poi vi ho preso sempre un prodotto loro, questo Olive Way, un cosmetico naturale senza parabeni, mi ha detto quello, ed è un lip balm al cocco. Purtroppo si è tagliato un poco il coso, la chiusurina, cercherò di chiudervelo con dello scotch, ed è questo qui, Olive Way. Con olio di oliva, protezione solare e olio di cocco, sta scritto proprio qui, questi sono gli ingredienti. Purtroppo, se me li metto a fuoco, fidatevi, insomma, è questo qui. E questi sono i regalini per voi che verranno sommati a quelli che già vi avevo preso per il giveaway. E sono in questa bustettina qui con amore da Corfù. E niente ragazze, io volevo aggiungere delle foto, ma vedo che il video è di 32 minuti e qualcosa, scusate se vi ho annoiato, però volevo farvi vedere insomma tutti i miei acquisti. Questi insomma sono gli swatch delle varie matite, come vedete sono molto scriventi dell'ombrettino. E niente, io vi mando un forte bacio, se vi interessa vi faccio un video con qualche fotografia. Volevo farvelo perché molti di voi mi hanno chiesto le foto, quindi penso che ve lo farò un video a parte. Devo vedere soltanto se inserire la musica o meno perché Buzz My Videos mi vieta di inserire robe con il copyright. E niente ragazze, io vi mando un forte bacio, ci vediamo prestissimo nel prossimo video. Ciao ragazze!